luogo incredibile, vero? Perché Raul e Toki stanno per combattere proprio qui, in un posto così bello? Ho sentito dire che ha significato molto per entrambi in passato. Parecchi anni fa, qui scorrevano corsi d'acqua e sontuose cascate. È qui che io e Raul abbiamo mosso i primi passi lungo la via dell'apprendimento dello Kutoshinken. E ci siamo scambiati la nostra promessa. È qui. Oh, Re Nero! È giunto il tempo di tener fede alla promessa che ci siamo scambiati, Toki. Il salvatore necessario a quest'epoca in balia del caos non sei tu, Raul. Nessun ripensamento. È la strada che ho scelto di percorrere. Non ho di che pentirmi. Sei degno di essere mio fratello minore. Arrivati a questo punto, potrò battermi con te non come fratello maggiore, ma come guerriero con tutta la mia potenza. È arrivato il momento di mantenere la promessa che ti feci nei giorni dell'infanzia. Sotto la guida delle sette stelle, che si susseguono nella volta celeste, è stato tramandato di generazione in generazione per 1800 anni, lo Kutoshinken. A causa del suo potere distruttivo, il compito di custodirlo è sempre stato affidato ad un unico successore attraverso la trasmissione in linea di discendenza diretta, da padre in figlio. Tuttavia, apparvero contemporaneamente tre uomini estremamente dotati, ognuno dei quali sarebbe potuto diventare un degno successore se soltanto queste tre persone fossero nate in epoche differenti. Inoltre a uno di loro, il destino tenne in serbo una prova tanto dolorosa quanto triste. Il nome di quest'uomo talentoso è Toki. Ah!
Toki esegue 100 pugni laceranti di Okuto. È come assistere ad una danza elegante, vero, Ken? C'è molto altro, Julia. Tutti i colpi premono con assoluta precisione i punti segreti di pressione. Come fossero lame di ghiaccio. Blanda spiegazione la tua. Mm? Quella di Toki non è altro che la danza del dio della morte. Chi rimane ammaliato dal suo straordinario splendore soccombe. Raul. Ma ricorda, Toki, le lame di ghiaccio sono tanto belle quanto fragili. Con simili lame non potrai mai trafiggere le mie carni. Raul. Ken. Non ti preoccupare. Le tecniche dell'Okuto Shinken necessitano soltanto di forza. Bellezza ed eleganza non hanno alcun valore! Pare che la disputa tra i due per la successione sarà piuttosto accanita e spietata. Già. Cosa stai dicendo, Kenshiro? Sei in lizza anche tu per la successione. Ricordatelo. Fratello mio, non ne sono affatto degno. Non tocca a te decidere della tua adeguatezza. Se nostro padre facesse il tuo nome... Rifiuterei. E se non potessi rifiutare, allora farei subito il tuo nome. Ti nominerei mio prossimo successore. Anche nostro padre Ryugen ha ottenuto la successione da suo fratello maggiore. Quindi la successione tra fratelli dovrebbe essere concessa. Fratello, anche tu ne sei consapevole. Per Raul Kudushinken è soltanto un mezzo per conquistare il potere. E ciò va contro i principi della divina scuola di Okuto. Toki, per questo, tu sei il candidato più adatto alla successione. Che cosa desideri, Sara? Avrei bisogno di parlarvi a proposito di Toki. Di Toki? Sì. Purtroppo Toki è affetto da una malattia molto grave. Penso che ormai gli restino pochi anni di vita. Ah. Capisco. Sei un medico, dunque non credo che ci sia alcun margine di errore. Però Toki ha conoscenza di che cosa l'attende. Sì. Ebbene, Toki cosa dice? L'Okuto Shinken si tramanda di padre in figlio. Toki pensa che rendendo nota la sua malattia, Kenshiro si ritirerebbe lasciando a Raul il diritto di successione. Però questa sarebbe una forzatura del destino della divina scuola di Okuto. Capisco. Così Toki ha usato queste parole? Sì. Grande la sofferenza che ti ho arrecato, Sara. Da questo momento lascia che me ne occupi io. Cosa ne pensi dell'attuale situazione dei vicini territori? È senza dubbio molto insolita. Non credo di esagerare temendo che prima o poi un dittatore autorizzi il lancio delle testate nucleari. E il mondo verrebbe avvolto dalle fiamme del fuoco atomico. Una landa dominata da caos e violenza. Il mondo regredirà allo stadio primitivo. E di conseguenza anche la divina scuola di Okuto tornerebbe ai suoi albori. Niente potrà più cambiare lo scorrere degli eventi. Portare la pace in un mondo in preda al caos è la missione del successore della divina scuola di Okuto. Toki, figlio mio, riesci a vedere il cammino che dovrai percorrere? Lo vedo. Se il mondo avrà necessità di un nuovo successore della divina scuola di Okuto, allora è mia intenzione vegliare sulla strada che questi deciderà di intraprendere. Toki, se non fossi stato affetto dalla malattia, saresti stato tu il legittimo successore. Padre, che cosa avete? Ah, la bellezza della luna per qualche attimo ha saputo rapire il mio cuore. Già. Sembra che io, Ryuken, sia invecchiato. Thank you.
L'inquietudine di Doki e Ryuken, dopo qualche tempo, divenne realtà. La potenza proibita che mai alcuno avrebbe dovuto impiegare trasformò la superficie terrestre in un inferno di fuoco. Fu impressionante il numero di vite ridotte in cenere dalle fiamme nucleari. I pochi sopravvissuti, per fuggire alla cenere mortale, cercarono protezione nei rifugi. Kenshiro, Giulia, sbrigatevi! Da questa parte! È tutto a posto? Sì, sono preoccupata per gli altri. Hanno già raggiunto il rifugio. Manchiamo solamente noi all'appello. Presto! L'unico rifugio ancora disponibile è questo. Vai! Andate! Sta arrivando! Doki! Non fermarti! Corri! E adesso, che cosa? Non c'è tempo! Andate! Avanti, Doki! Sbrigati! Doki! Prenditi sempre cura di Giulia. Fratello, perché lo fai? Lascio tutto nelle tue mani. Ma cosa? Perché, Doki? Ken! Fermati! Ti supplico, Ken! Se tu adesso aprissi questa porta, verremo tutti contaminati dalla radioattività. Inoltre, lo spazio vitale a disposizione è limitato. Doki. Doki lo ha capito. No! Doki! Fratello mio! Ken. Doki. Doki! Perdonami, Kenshiro. Perdonami se ti faccio carico del destino del mondo. Vai lungo il sentiero tracciato per il successore della divina scuola di Hokuto. Le ceneri mortali. E così alla fine sono arrivate. Non dovrò più preoccuparmi di nascondere a chiunque quanto poco mi rimanga da vivere. Non mi resta che tenere fede alla promessa scambiata con Raul. È questo il destino di noi fratelli di sangue. Tutte le civiltà e le culture vennero cancellate completamente dalla superficie terrestre. In seguito, il tempo riprese il suo lento incedere e il mondo tornò nuovamente in un'epoca dominata dal terrore e da un'incontrollata violenza. È incredibile che sia riuscita a fiorire in un posto simile. Però anch'io sono ancora vivo. Un amore celato nel cuore. È il significato della margherita nel linguaggio dei fiori. Sara. Doki, come mai vi trovate qui? Dovreste rimanere a riposo. È tutto a posto. Se mi sento bene è solamente merito delle tue cure. E così alla fine è stato scelto Kenshiro come successore. Già. Ne siete felice, vero? In molti sono convinti che Kenshiro sia troppo buono. Ma tale bontà nasce dal fatto che non è mosso dall'istinto di sopravvivenza, ma dalla costante ricerca del senso della vita. E questo è anche il concetto che descrive l'essere umano. L'essere umano. Bene, anche per me è tempo di andare. Andare, ma... È il momento di mettermi in viaggio. Non potete, nelle vostre condizioni.
Il mio corpo non può che attendere la morte. Se rimanessi qui, arrecherei non poche seccature a Kenshiro. Fino a questo punto avete a cuore Kenshiro. Sara, grazie per quanto hai fatto. È un addio. Toki. Aspetta, Toki. Vado a chiamare Ken. Non occorre. Il destino forse ci farà incontrare di nuovo. Però non capisco. Un viaggio nelle tue condizioni. In tutte queste lande desolate, io... Anzi, la divina scuola di Okuto può ancora essere d'aiuto ai bisognosi. Voglio impiegare le tecniche dell'Okuto Shinken nella medicina, prendermi cura dei deboli e di quanti sono afflitti dalle malattie. Però anche tu sei gravemente malato. Inoltre, ci hai salvato la vita e noi per te non siamo in grado di... Julia, non dovete sentirvi in colpa. Quanto è accaduto è stata una mia scelta. Io... Se vuoi fare qualcosa per me, tieni. È un fiore molto forte. Se te ne prenderai cura, forse rifiorirà anche il prossimo anno. E quando accadrà, ti prego di rivolgere a me un tuo pensiero. Non ho altro desiderio da esprimere. Toki. Addio, Julia. Aspettate, per favore. Vi prego di permettermi di venire insieme a voi. Sono pur sempre un medico. Sono certa di potervi essere di qualche utilità. No, Sara. Questo viaggio sarà molto difficile e pericoloso. Non potrei mai portarti insieme a me. Ne sono consapevole. Ma vi ricordo che a causa di questa guerra sono rimasta sola al mondo. Inoltre, in qualità di medico non posso permettervi di intraprendere un viaggio da solo. Siete malato. Sara... In questo viaggio è necessario qualcuno che faccia propria la vostra volontà. Ve ne supplico. Permettetemi di venire insieme a voi. Te lo ripeto, sarà un duro viaggio. Sono preparata a tutto. E allora andiamo. Sì. Oka wo somete shiroi hana ga saki hokoru natsu ni wa anata to ita kono hibi wo omoidasu deshou sore wa totemo kanashii kedo kirei na hitotoki de ikiteru yorokobi no subete o
Mentre Toki e Sara proseguivano nel loro viaggio per curare le persone più bisognose, Kenshiro, divenuto il legittimo successore della divina scuola di Okuto, errava per le violente lande desertiche, facendo scorrere sangue in soccorso delle deboli genti che agognavano la salvezza. E fu così che questi iniziarono a definire Kenshiro il salvatore del mondo. Nel frattempo, Raul, autoproclamatosi re di Okuto, continuava a scatenare la propria violenza allo scopo di diventare il dominatore del mondo. Tuttavia, per quanto unica, vi era una presenza in grado di incutere timore nello spietato Raul. Una presenza equiparabile alla forza di un milione di alleati, che se fosse stata sua avversaria, sarebbe equivalsa a un dio della morte sempre pronto ad attaccare. Tale presenza era Toki. Raul, che temeva Toki, ottenne di imprigionarlo in cambio della vita degli abitanti del suo villaggio e lo fece rinchiudere all'interno di Cassandra, la città prigione. Alzati, Toki! Devi uscire! Sta per arrivare Kenshiro, datti una mossa! Non possiamo permetterti di incontrare quel maledetto! Alzati! Come avevo immaginato. Allora è meglio che lo aspetti qui. Che cosa? Come ti permetti? Sei un moribondo! Credo che sia troppo tardi. A quanto pare Kenshiro ormai è molto vicino. Ma cosa? Il muro! Toki, fratello mio. Kenshiro. Ah, non abbiamo fatto in tempo! Però venderemo cara la pelle! Non ti muovere! Fai soltanto un passo e Toki morirà! A quanto pare non avete alcuna idea di chi sia Toki. Tu, bastardo! Quindi non ti importa di che cosa accadrà a quest'uomo? Provate a ucciderlo. Sempre che ne siate capaci. Gli ordini del grande re di Okuta sono assoluti! Se non uccideremo Toki, saremo noi a perdere la vita! Muori, Toki! Che cosa? Assurdo, non è possibile! Lascia la presa! Che succede? Non avevate intenzione di ucciderlo? Non riesco a muovermi! Com'è possibile? Dovrebbe essere moribondo! Il colpo della pietà di Okuto. Grazie ad esso potrete morire serenamente, senza percepire alcun dolore. Ehi, la tua gamba! Ma cosa? Cosa succede? Perché non ti fa male? Il mio braccio! Ti stavo aspettando, Kenshiro. Che espressione adulta. Sei dimagrito, fratello mio. Ad ogni modo, tuo fratello è ancora vivo. La prigione di Cassandra è caduta. Per mano di Kenshiro tutti i prigionieri sono stati liberati. E ci è giunta la notizia che tra questi vi è anche Toki. Per quale ragione l'hai lasciato in vita? Se Toki e Kenshiro si alleeranno, diverranno una minaccia ben più grave del sacro imperatore Sauzer. Lasciatelo andare. In quanto tuo fratello minore.
Una forma di pietà verso l'uomo nelle cui vene scorre il tuo stesso sangue. Si tratta forse di questo, Raul. Da molto tempo ho abbandonato simili forme di pietà. Adesso il nostro obiettivo primario è fermare Salzer. Cerca di scoprire il più presto possibile il segreto che circonda il suo corpo. Sono stato chiaro? Agli ordini. È tempo di mantenere la promessa. Per oggi può bastare così, voi che ne dite? Io sono d'accordo. Anche quest'anno il raccolto sarà ottimo. Non pensavo che il villaggio avrebbe mai goduto di tanta prosperità. Ed è tutto merito di quei due. Già, mi piacerebbe che Toki e Sara restassero in questo villaggio ancora per molto tempo. Prego, l'ho cucinato usando i prodotti che gli abitanti del villaggio ci hanno donato. Capisco. Grazie infinite. Che cosa c'è? Come mai non mangi? Sono tutti molto preoccupati per voi. Pensano che prima o poi arriverà il momento in cui ve ne andrete dal villaggio. Adesso che Sauzer è stato battuto, l'esercito di Raul potrebbe trovare nuovo vigore e tornare ad assalire il villaggio e tutti i suoi abitanti. Ma se in quel momento voi foste ancora qui, allora... Sara, sono ritornato. Unicamente per dirti addio. Kenshiro ha sfidato da solo Salzer, un uomo che ha saputo farsi temere addirittura da Raul, e ha ottenuto la vittoria. Raul, da questo momento non hai più ostacoli sul tuo cammino. Ma ricorda, i cuori non si conquistano col terrore. Ti sbagli. Non possiedo ancora il dominio assoluto. Poco fa l'ho compreso molto chiaramente. Fino a quando non sconfiggerò te, Kenshiro, non potrò stringere il cielo nelle mie mani. È stato un combattimento eccellente. Kenshiro ha accolto in sé la tristezza mantenendo un cuore integro. Adesso è consapevole del destino del successore. Allora perché volete lasciare nuovamente il villaggio? Sara, ho un'altra promessa a cui ho il dovere di tener fede prima che sia troppo tardi. Quella che ho scambiato con Raul. Non può essere. Volete forse battervi con lui? Anche se per me significasse la fine, è una promessa che ho il dovere di onorare. Però voi non... Inoltre, per onorare tale promessa, io ho bisogno che tu mi conceda il tuo aiuto. Il mio... aiuto. Ti ho messa a conoscenza dei punti segreti di pressione. Dovresti capire che cosa sto per fare. I punti della forza vitale. Non ho altro mezzo per poter competere in combattimento con Raul. Nelle vostre condizioni, premendo i punti segreti di pressione, rischiate di morire. Però, se non lo facessi, non potrei tener fede alla promessa che ci scambiamo io e Raul. Io devo sfidarlo a costo della vita. Mi faresti la cortesia di legarmi con questa corda? Probabilmente non riuscirò a sopportare il dolore della stimolazione di quei punti di pressione. Perché lo chiedete a me? È proprio perché sei tu, Sara. Voglio che il tuo sguardo accompagni le mie ultime gesta. Oh, Toki. Grazie, Sara. Non ringraziatemi. In questo mondo di disperazione, siete stato voi ad insegnarmi cosa voglia dire davvero vivere. Se questo servirà a fare mia la vostra volontà. Perdonami. Non ho intenzione di dirvi addio. Ne sono certa. Voi ritornerete, non ho dubbi. Sara, la mia anima non morirà. La mia anima vivrà dentro Kenshiro e dentro di te per sempre. Avete ragione.
Sembra che la stella premonitrice di morte stia quasi per cadere. Concedimi ancora un po' di forza! Toki! Esaudisci il mio desiderio! È giunto il tempo di tener fede alla promessa che ci siamo scambiati, Toki. Il salvatore necessario a quest'epoca in balia del caos non sei tu. No, Raul. Nessun ripensamento. È la strada che ho scelto di percorrere. Non ho di che pentirmi. È arrivato il momento di mantenere la promessa che ti feci nei giorni dell'infanzia. E va bene. Vieni! Guarda, è incredibile! Questi sarebbero Toki e Raul! Caos contro quiete, furia contro pace. È proprio come se i movimenti di entrambi riflettessero il loro modo di essere e vivere. Ken, loro due sono fratelli di sangue, giusto? Non è possibile fermarli! È per questo che non posso. Il sangue del destino che scorre in entrambe le bolle. Niente e nessuno potrà mai intromettersi nella lotta fra loro. Non ho riscontrato né esitazione né timore alcuno. Constato piuttosto che l'essere prossimo alla morte martoriato dalla malattia ha fatto migliorare la tua tecnica. A fare in modo che la mia tecnica migliori non è l'avvicinarsi della morte. Raul, è la tua stessa esistenza a permettere ai miei pugni di crescere. Dove diavolo è finito quel moccioso? Adesso basta, Toki. Signor Yuken. Quando hai imparato a colpire in quel modo? Sei venuto di nascosto a spiare nel dojo. Anche tu vuoi imparare l'arte della divina scuola di Okuto. Toki, tu comprendi veramente il significato di una simile scelta? L'Okuto Shinken si trasmette di padre in figlio. Voi siete fratelli. Ma se percorrerete la stessa via, è inevitabile che a uno di voi dovrà essere sigillato il pugno. Vuoi comunque impararlo? Sì. Se questa è la tua volontà, da domani potrei avere accesso al dojo. Toki, perché lo vuoi fare? Perché voglio superarti, fratello. È giunto il momento della promessa. Adesso io riuscirò a superarti, Raul! Ridicolo. Tu non sarai mai in grado di superare la mia tecnica. Toki ha premuto i punti di pressione di Raul. No.
Come sempre, i tuoi pugni sono gentili. Te l'ho già detto. È impossibile che il mio corpo venga trafitto da lame di ghiaccio. Il tuo affondo è superficiale. Non sperare di potermi sconfiggere in questo modo! Oh. L'ha preso alle spalle! L'ombra senza pensiero. Un colpo micidiale. Scagliato in uno stato di semi-incoscienza, riuscendo a percepire l'aura omicida dell'avversario. Una tecnica simile esiste. Toki. L'armonia di Toki che invita alla vulnerabilità, contrapposta alla potenza di Raoul che invece ha la facoltà di assorbirla. Sarebbe stata una sfida senza vincitori se soltanto Toki non fosse malato. L'istinto di sopravvivenza induce a temere la morte controllando la distanza dell'avversario. In pratica, essendo la mia tecnica sgombra da pensieri, non ha né tattiche né vulnerabilità. Toki, se avevi realmente intenzione di superarmi, perché non hai appreso la spietata tecnica di potenza? La tua dolcezza e il tuo buon cuore saranno la firma sulla tua condanna a morte. Il risultato di questa sfida è chiaro! Che cosa? Sei riuscito a bloccare la mia tecnica di potenza. Bravo, Toki. Vorrei capire che sta succedendo. Stento a crederlo. Toki usa la tecnica di potenza. Raoul, come ti ho già detto, sono intenzionato a superarti in tutto ciò che sei. È stato il tuo stesso sangue che caldo mi scorre nelle vene a farmi apprendere la tecnica di potenza! No, non può essere. No. No! Appresi la tecnica di potenza, ma giurai di sigillarla fino a quello che sarebbe stato il mio ultimo combattimento. E quindi quale momento più adatto a infrangere il sigillo, se non questo in cui combatto contro di te? Guarda il cielo. Dovresti riuscire a vederla. La stella premonitrice di morte! Non è possibile. La stella della morte splende sulla mia testa. Raoul riesce a vedere la stella della morte, Ken? Che cosa significa? Il talento naturale di Toki ha attirato la stella della morte su Raoul. Nemmeno gli dèi sono in grado di prevedere l'esito di questo scontro. E va bene. Prova a superare tuo fratello. Prova a distruggere le sue grandi ambizioni. Sì, e lo farò con le tecniche segrete di Okuto. Che sta succedendo? Tecnica segreta dell'Okuto Shinken. La respirazione dello spirito. Comprimere la forza che cresce inspirando per liberarla d'improvviso nei colpi durante la fase di espirazione. L'esito dello scontro sarà deciso dai prossimi colpi. Per vincere! Okuto 100 pugni laseranti in volo! Uomo più potente della divina scuola di Okuto. Raoul, fratello maggiore. Se la tua ambizione non si fosse espansa fino alle porte dell'inferno, sia io che Kenshiro ti avremmo sicuramente ceduto la successione. Addio! Raoul!
momento. No. Come temevo, la stella della morte è caduta sulla testa di Toki. Com'è possibile? Eppure Toki ha premuto i punti di pressione di Raul. Non è sufficiente. Se non trasmette energia vitale nei colpi, la tecnica non può sortire alcun effetto. Se tu non fossi... se tu non fossi così malato, con ogni probabilità mi avresti sconfitto. È inutile, Toki. Non ha alcun effetto. Pensi veramente che io non mi sia ancora reso conto del tuo segreto? Adesso basta. Questo scontro non ha più senso. Finiscila qui. Ora. Mio fratello minore, che nonostante un destino crudele, fin da bambino non hai mai smesso di rincorrermi. Il destino che ci unisce finirà qui. Adesso! Toki. Non voglio crederci. Toki! Toki! Non andare! Non ancora. Toki, non si è arreso. Adesso basta. Smettila, Toki. L'unico guerriero che, nonostante sia gravemente malato, è riuscito a far scorrere il mio sangue. L'uomo che ha sfruttato appieno tutte le tecniche dello Kutoshinken. Però il segreto della tua tecnica di potenza per la quale hai messo a repentaglio la vita è questo. I punti della forza vitale. Premendo quei punti di pressione è possibile ottenere temporaneamente una grande forza. Tuttavia, è una tecnica segreta dai risvolti tragici che in cambio del potere può portarti via la vita. Toki, nonostante il tuo talento sconfinato non stai morendo a causa mia, ma per colpa dell'abominevole male che affligge il tuo corpo. Un uomo di Okuto che ha perso tutto per una causa indegna come una malattia. Perché stai piangendo, Raul? Non avevi abbandonato per sempre le lacrime? Ricordo che avevi intimato anche a me di fare la stessa cosa. Che succede, Toki? Sarebbero questi i tuoi pugni? Con colpi simili non mi batterai mai. Non piangere. Non dovrai più permettere alle tue lacrime di scorrere. Fratello. Se vuoi superare tuo fratello maggiore, abbandona le lacrime. Le lacrime non sono necessarie lungo la via del pugno. Dovrai riuscire a trasformarle in pugni e ambizioni. Io ormai ho abbandonato le lacrime per afferrare il cielo con il mio pugno. Toki, eri perfettamente consapevole. Non saresti mai riuscito a sconfiggermi usando una tecnica di potenza fittizia. E ciò nonostante, hai scelto di tentare proprio quest'ultima strada, con un corpo che ormai è prossimo alla morte. Hai provato a raggiungermi fin da quando eravamo bambini. E adesso tenti di portare a termine il tuo obiettivo preparandoti a morire. Con il tuo triste cuore hai riportato ai miei occhi le lacrime che da tempo si erano seccate. Raul... ormai non ho rimpianti. Ti prego, chiudi con le tue mani il sipario del nostro destino. Toki, queste saranno senza alcun dubbio le ultime lacrime che verserò. Addio. Tu sei il nemico più potente che io abbia mai avuto. Addio, mio amatissimo fratello. Questo è il pugno di tuo fratello maggiore. È il pugno di Raul al quale aspiravi! Ah!
Perché? Questo sangue è il mio pianto. Considera quest'unico colpo come l'odio che tuo fratello maggiore prova nei confronti del tuo triste destino. A sconfiggerti non è stato il mio pugno, ma è stata la malattia a darti la sconfitta. Raul. Adesso, Toki, l'uomo che voleva raggiungermi, è morto. Davanti a me c'è solo un uomo che lotta contro la propria malattia. Vivi serenamente la vita che ti rimane, Toki. Se vuoi piangere, fai pure. Non ti rimprovererò più. Abbi cura di te, Toki. Prendilo! Kenshiro! La terrificante leggenda del re di Okuto ha inizio. Proprio qui, in questo luogo. Se sei intenzionato a togliermi la vita, sei libero di provarci quando vuoi. Rao. Toki, è stato un combattimento eccellente. No, perché alla fine purtroppo non sono riuscito a onorare la promessa che ci scambiamo io e Raul. Una promessa con Raul? Di che si tratta? Una promessa che risale alla nostra infanzia, al periodo in cui ero appena entrato a studiare nel Tempio di Okuto. Toki, perché sei così entusiasta nel voler continuare l'addestramento? Perché voglio superarti, fratello. Ancora questo discorso? Si vede che siamo fratelli. Finalmente in te non vedo solo dolcezza e gentilezza, ma anche il fluire del mio stesso sangue. Ascoltami, Toki. Un giorno sarò così forte da poter stringere il mondo intero nelle mie mani. Ma se... Sì? Se dovessi imboccare la strada sbagliata, allora dovrei subito sigillare il mio pugno con il tuo. Siamo d'accordo, Toki? Sì, ho capito, fratello. Fu quella la promessa che scambiai con Raul. Hai stabilito con Raul un simile patto. Queste mie lacrime rappresentano la tristezza per quello che non ho potuto mantenere. Fratello, ti giuro che sarò io ad onorare la tua promessa. Sarai il mio destino di successore della divina scuola di Okuto. Kenshiro. Toki. Sembra proprio che il cielo, in conclusione, si sia deciso a sorridermi. Toki!
白い